Federfarm si è fatta carico di informare, fare controlli ed informare, ma soprattutto lo fa in sinergia, in collaborazione, in armonia con la Regione Umbria, perché le farmacie sono un punto strategico per informare, per controllare e soprattutto per prevenire. Ha detto tutto lei. Sicuramente è quello il nostro ruolo. Oggi, oltre che la dispensazione dei farmaci, il consiglio sull'utilizzo dei farmaci, noi oggi siamo un punto per la prevenzione di malattie a forte impatto sociale. Abbiamo fatto 3 screening molto importanti, uno che riguarda lo scompenso cardiaco, l'altro la BPCO, la broncopneumopatia ostruttiva e da ultimo la psoriasi. Abbiamo informato i cittadini, abbiamo screenato i cittadini, hanno partecipato 2.600 cittadini dell'Umbria in circa la metà delle farmacie dell'Umbria e abbiamo dei risultati molto molto importanti, molto soddisfacenti, che possono essere messi a disposizione della Regione per le opportune campagne di prevenzione. I risultati ci dice che sono stati ottimali? Sì, sono stati ottimali, c'è un grosso consenso da parte di cittadini in screening di questo tipo. Per quello che riguarda la psoriasi abbiamo fatto una grossa campagna di informazione, per quel che riguarda invece la BPCO abbiamo utilizzato degli spirometri per misurare lo stato di salute del respiro delle persone, per quello che riguarda il fatto dello scompenso cardiaco abbiamo fatto misurazione della pressione, controlli del colesterolo e della glicemia, peso e altezza, e abbiamo messo in un questionario che poi è a disposizione della Regione e dei medici di base per le opportune valutazioni sui casi che si presentano. La tutela della salute è una delle fondamentali punti importanti della Costituzione. Federfarma sta aiutando la Regione ad espletare, diciamo, questa tutela della salute nel migliore modo. Certamente noi abbiamo un rapporto storico con la Regione dell'Umbria che vanta anche una sanità di altissima qualità. Noi cerchiamo di contribuire a che l'Umbria sia sempre leader della sanità del nostro Paese. Siamo con l'assessore regionale dell'Umbria, dottor Barberini. È importante, quando si tratta e si parla di prevenzione, controllo e informazione, la Regione Umbria c'è. Ci spiega l'importanza di questa iniziativa con la Federfarma? Ma intanto è un'iniziativa che pone particolare attenzione al tema della prevenzione e del territorio. Noi siamo convinti che una buona sanità può essere articolata si fondano e si dà prospettiva a questi tutti e tre i pilastri, non solo quindi l'assistenza ospedaliera, ma anche appunto attività di prevenzione e la presenza capillare dei servizi sanitari in tutto il territorio, come stiamo facendo. In questo, su territorio e prevenzione, le farmacie diventano un pilastro fondamentale. In questa legislatura abbiamo puntato molto su questo aspetto, dove abbiamo insomma chiarito e messo proprio in evidenza che la farmacia oggi diventa non solo un luogo di vendita di prodotti farmaceutici, ma diventa sempre più un luogo integrato all'interno del servizio sanitario regionale, che diventa una sorta di presidio, di una sorta di farmacia di servizi, dove il cittadino può trovare appunto risposte importanti ai propri bisogni di salute. In questo aspetto è particolarmente utile tutti questi attività screening e servizi che in qualche modo agiscono sul versante della prevenzione, perché appunto con la prevenzione riusciamo sicuramente a dare qualità alla vita e farlo non solo attraverso i classici presidi, le classiche strutture del servizio sanitario regionale, ma farlo con delle farmacie che hanno una copertura territoriale molto vasta. È sicuramente un modo anche per abbattere le barriere, abbattere le distanze, entrare sempre più nei luoghi dove il cittadino vive normalmente. Con il dottor Francesco Barbieri, franchise head di Novartis. Allora, Novartis, spalla importante di questo progetto Farmacia dei Servizi, che in Umbria ha avuto un grandissimo successo. Assolutamente, noi ci crediamo molto e ci crediamo da tempo, quindi sono ormai il terzo anno che noi partecipiamo a questo progetto. E credo che gli effetti siano assolutamente interessanti. Se guardate i dati dello screening e dei pazienti che poi sono intervenuti per essere trattati, è decisamente un successo. La continuità credo che sia uno dei fattori più importanti, quindi noi ci siamo.
Novartis è sempre più a stretto contatto con la farmacia, perché oramai la farmacia non è soltanto un presidio territoriale della salute a disposizione del cittadino, ma anche proprio un luogo dove gli screening e campagne di tutela e soprattutto di prevenzione della salute sono all'ordine del giorno. Senza dubbio è, diciamo, l'attore più frequentato, il farmacista, dal punto di vista dei pazienti, e quindi è interessante riuscire a sviluppare ancora di più questa parte di prevenzione e anche poi una parte di follow up, che insomma è quella dell'aderenza anche alla terapia. Quindi questo è un altro ambito in cui la farmacia senz'altro può dire grandi cose.